e io ogni sera la leggo alle persone fortunate, e oggi sarete anche voi, stasera sarete anche voi fra quelli fortunati. Ho chiesto a Salvatore di leggerlo, però mi ha detto no, leggila tu perché voglio sentire come la leggi. Quindi, però poi Salvatore dopo verrà qui e vi leggerà un'altra cosa. Questa agenda è rossa del sangue di 5 ragazzi che non avevano altro che il loro corpo per proteggere il loro giudice. Questa agenda è rossa del sangue di 5 ragazzi che si lasciarono alle spalle i loro sogni per proteggere il sogno del loro giudice. In questa agenda era chiuso il sogno di un uomo, un giudice, che per realizzare il suo sogno non esitò a sacrificare la sua vita. In questa agenda era chiuso lo stegno per una scellerata trattativa tra pezzi dello Stato e gli assassini di un altro giudice, fratello di Paolo, fatto saltare in aria su un'autostrada a Capaci. In questa agenda era chiuso lo stegno per i traditori dello Stato venduti ai nemici dello Stato. Questa agenda è rossa del sangue dei martiri di via dei Gerofili e di via Palestro. Questa agenda nasce da una speranza perduta, la speranza che la morte di Paolo fosse bastata a realizzare il suo sogno, avesse spinto la gente a ribellarsi, a lottare tutti insieme contro quel cancro, la mafia che stava per entrare in metastasi e corrodere l'intero organismo del nostro paese. Questa agenda nasce da 10 anni di silenzio, il silenzio lungo 10 anni di chi senza quella speranza aveva perso la forza di lottare e aveva infranto la promessa fatta a sua madre di non far morire il sogno di Paolo. Questa agenda nasce da un lungo cammino percorso insieme a Paolo sulla strada dei pellegrini di Santiago. Questa agenda nasce dalla rabbia, la rabbia di un fratello che non si rassegnava a vedere morire quel sogno. Il sogno di un fresco profumo di libertà che riuscisse a dissolvere il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della continuità e della complicità. Questa agenda nasce da un braccio levato in alto a sostenerla ed accompagnare un grido che incitava alla resistenza, alla lotta per la verità e per la giustizia. Questa agenda nasce da 10, 100, 1000 braccia che cominciavano a levarsi anche loro in alto e 1000 cuori che cominciavano a gridare lo stesso grido. Questa agenda è un'arma levata in alto per impedire agli abortori di tornare con i loro simboli di morte sul luogo della strage. Questa agenda nasce dalla ribellione contro chi aveva ucciso il giudice Paolo e aveva cercato di spegnere il suo sogno, quel sogno che era soltanto un sogno d'amore. Questa agenda nasce da una speranza ritrovata, una speranza rinata dalla rabbia, ma che soltanto nell'amore poteva ritrovare la forza per continuare a vivere. Quell'amore che poteva far scrivere a Paolo nell'ultimo giorno della sua vita. Quando questi giovani saranno adulti, avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. Questa soltanto, questa era la speranza di Paolo, e solo questa speranza e la sua fiducia dei giovani e il suo amore gli hanno permesso di andare serenamente incontro alla morte. E sono questa speranza e questo amore che abbiamo racchiuso in questa agenda rossa.